Grazie, buongiorno a tutti, mi fa molto piacere vedere Montegolfi anche degli MGV che conosco, che ho avuto modo in questi anni di conoscere. Saluto Maria a distanza, mi dispiace che non sta qua, mi avrebbe fatto piacere incontrare, il presidente lo incontro abitualmente, quindi tutto sommato, anche se non c'è, non è vero Stefano, se ci senti. Per adesso sta festeggiando, noi però anche abbiamo da festeggiare perché noi facciamo i 10 anni dell'ISPRA, quindi insomma questo può essere proprio in questi giorni cadono i 10 anni dell'ISPRA, quindi insomma è anche per noi una ricorrenza, oggi abbiamo tante ricorrenze, 30 anni dell'ASI, 10 anni dell'ISPRA, un anno dello sportello d'ascolto. A me era stato chiesto di fare un po' un excursus, un riepilogo di quelli che sono stati i passi che ci hanno portato qui, ma diciamo che Maria Concetta già li ha detti, quindi insomma è inutile che ci ripetiamo, quindi vediamo un pochettino di dire dell'altro. Intanto sulla bontà dell'idea io non ho mai avuto dubbi, nella misura in cui addirittura quando ero responsabile anticorruzione dell'istituto, una delle poche iniziative che ho fatto, perché poi all'epoca ero assolutamente preso da fare il primo piano triennale anticorruzione, che era una cosa abbastanza complessa, però una delle iniziative che feci fu quella di istituire uno sportello d'ascolto. Quindi posso dire che ho anticipato in questo senso quello che poi sicuramente con più alta professionalità hanno fatto le nostre consigliere di fiducia, però perché ho sempre pensato che veramente fosse lo strumento migliore per mitigare quelle situazioni di disagio che potevano crearsi all'interno dell'ambiente di lavoro. Diciamo che oggi possiamo dire anche che è un giorno di festa, perché festeggiamo un piccolo passetto in avanti di civiltà. In questi ultimi decenni ci sono state molte conquiste che hanno posto, diciamo, il lavoratore come uomo al centro dell'attenzione. Pensiamo a tutto quello che è stato fatto in tema di sicurezza degli ambienti di lavoro, in tema di controllo sanitario, qui abbiamo i nostri due altissimi responsabili rappresentanti che veramente ci assistono quotidianamente. Questo ovviamente va a coprire un altro di quegli aspetti di quella che è la persona, appunto, la persona lavoratore che deve essere tutelata. Però vorrei anche portare così una voce un po' dissonante in questa giornata che magari è un po' più celebrativa. Io vorrei alzare un po' le antenne su alcuni pericoli che, come ogni istituto, sono sempre dietro l'angolo, ossia quello di un utilizzo sbagliato di questo istituto. Questa, ripeto, è un'esperienza che noi vediamo in qualunque elemento evolutivo, vogliamo dire così, del lavoro. Penso per esempio al telelavoro, che sicuramente è un grande strumento, però abbiamo dovuto registrare alcuni abusi, nel senso persone che poi magari in telelavoro facevano dell'altro. Ovviamente parlo di fenomeni assolutamente minimali, però che devono fare sempre stare attenti, oppure lo stesso Google, cioè il Comitato Unico di Garanzia, ovviamente è inutile che sto a dire l'importanza e la finalità, però se poi diventa una sede di rivendicazione sindacale ha perso la sua natura, e quindi io, tra l'altro, come capo del personale su questo ho sempre vigilato particolarmente, e le cose vanno usate per quello che sono. Allora io so che cosa non è il consiglio di fiducia. Il consiglio di fiducia non è una modalità di mobilità, non è un modo per cercare un trasferimento d'ufficio, non è un modo per cambiare le proprie mansioni. È un momento, ecco, di ascolto, un momento per manifestare un proprio disagio. Questa esperienza, tra l'altro, scambievole è eccezionale, veramente non so se è replicabile anche su altri ambiti, però è veramente l'uovo di Colombo, però allo stesso tempo è il valore aggiunto. Io tanto credo in questa discrezione, in questa discrezionalità, diciamo, nel senso di non doversi interessare a quello che succede, che io, per esempio, alle nostre colleghe di ISPRA non ho mai chiesto nulla, ma neanche a livello statistico. Infatti sono anche curioso di sentire qual è stata la loro esperienza nell'ambito delle NGV, proprio perché non volevo in nessun modo entrare nel merito di quello che deve rimanere un qualcosa dietro le quinte, sotto le righe, perché sennò perderebbe il proprio valore. Allora, ecco, dicevo quello che non è. Poi non è detto che
la misura possa essere quella di un trasferimento, cioè la contromisura, un trasferimento, un cambiamento di proprietà, però si deve capire che quella deve essere solamente una possibile soluzione a un problema di disagio. Ecco, questo era l'alert che io volevo mandare oggi e che tra l'altro devo dire ho avuto modo di conoscere intanto anche le consigliere di NGV, che nel corso dell'anno abbiamo avuto qualche incontro, insomma assolutamente proficuo, e sono certo della professionalità e della formazione specifica che hanno avuto. Però ecco, mantenere sempre alta la guardia, perché veramente si rischia poi di travolgere, perché poi ci sono gli effetti collaterali di ogni misura, perché teniamo conto che ci muoviamo in un ambito dove spesso e volentieri non c'è un contraddittorio, c'è un qualcuno che manifesta un disagio, e se questo disagio lo lega a qualcun altro, quel qualcun altro magari non ha diciamo normalmente modo di essere ascoltato. Infatti io quest'anno in una situazione ho anche invitato le consigliere a sentire entrambe le parti, perché giustamente c'è sempre un discorso di agito e di percepito, no? Che è la cosa più delicata poi in un ambiente di lavoro. Tante volte io mi sono ritrovato anche a richiamare qualche collega che si era comportato, a mio avviso, in maniera non proprio lineare. Poi, parlando con il collega, mi sono reso conto che non aveva nessuna intenzione magari di avere un atteggiamento aggressivo o non rispettoso di tutte le regole civili, però la percezione che dall'altra parte se n'era tratta era questa. Allora, quindi, questo per dire come veramente ci si muove e si muovono le consigliere in una terra estremamente pericolosa, estremamente fumosa, dove veramente il confine tra il bene e il male, mi viene da dire, no? Non è che è così netto. Quindi a loro va sicuramente il mio ringraziamento, e con questo breve messaggio di allerta e di attenzione vi saluto e passo la parola al direttore generale, penso, vero? Sì. Ok, al direttore generale. Grazie.